Sono le 4 del pomeriggio del 7 dicembre, mi trovo a Downtown, uno forse il mio posto preferito. Ho un appuntamento adesso alle Mar Sales Office. Mi avvalgo dell'aiuto del mio assistente che ancora per pochi giorni è qui con me e quindi gli faccio fare un po' di lavoro, è il mio portaborse. E niente, entriamo così vediamo anche com'è la situazione, tanto sono un po' in anticipo. Ah, però. Allo? Ripeto, sono le 4 del pomeriggio del 7 dicembre. Ecco qua i plastici, vedete, Downtown, Burj Khalifa, pieno di gente, agenti, turisti, investitori, contratti, gente che firma. E soprattutto da gennaio Emar ha alzato i prezzi di listino all'incirca del 5%. Perché l'ha fatto? Perché c'è tanta richiesta. Questa è l'Emar Beach Front. Bellissima la location di questo ufficio con vista su Burj Khalifa, naturalmente si vede anche in lontananza l'address Skyview. Bene, considerazioni finali, abbiamo chiuso un'operazione a Downtown, è stata un'autentica feroce battaglia in quanto Emar dal 1 di gennaio ha alzato i prezzi del 5% sui progetti a maggiore richiesta, in particolar modo a Downtown e Mar Beach Front e altre location di prestigio. E niente, quindi c'è stata una battaglia di negoziazione, se così possiamo dire, riguardo al prezzo, riguardo alla scheda di pagamenti, il cosiddetto payment plan, il post and over payment plan, eccetera, eccetera. Con stupore, devo dire, che eravamo pronti a chiudere l'operazione, cioè con gli assegni in mano, abbiamo dovuto rincorrere il personale di Emar per essere ascoltati, per avere delucidazioni, per firmare i contratti, eccetera, eccetera, perché non riuscivano a stare dietro al lavoro e alle richieste. È incredibile, lo so, ma a dicembre qui è stato così. Non mi piace lavorare così, chiaramente. E non sarà così tutti i mesi, è stato probabilmente un dicembre boom, anche perché si veniva magari da qualche mese di calma. E comunque, ecco, diciamo che se i segnali sono questi, si prevede un 2021 col botto qua. Stanno comprando molto gli europei, ho visto tantissimi francesi. Abbiamo un cambio molto favorevole a favore dell'euro e quindi che andrebbe anche sfruttato, a dire la verità. E niente, qui come dicevo si sono aperti con Israele, accordo storico, in pochi giorni si sono riappacificati con il Qatar, niente, qua sono molto molto veloci e anche molto molto furbi, quindi voi che mi seguite dall'Italia prestate la massima attenzione e state attenti che qui ci sono dei segnali che fanno credere che il 2021 sarà un anno ottimo per gli Emirati Arabi Uniti. Un saluto da Dubai, Alessandro Ventura.